acqua da mare. Basta immigrati, specie in alcune zone della provincia di Salerno, dove la presenza di stranieri spesso non in regola è in aumento. Un grido d'allarme che giunge da più parti a livello politico. Non solo il rappresentante salernitano della Lega di Salvini, Mariano Falcone, ma anche dal Partito Democratico, attraverso una nota del capogruppo consiliare del comune di Eboli, Pasquale Infante. Tutto nasce dalle notizie che si rincorrono ormai da qualche giorno del possibile arrivo di un gruppo di minori immigrati non accompagnati nella città di Eboli, oltre a quelle delle innumerevoli richieste giunte al comune per l'apertura di strutture private disposte ad ospitarne altri. Notizie che ci lasciano basiti, hanno scritto Falcone della Lega e gli altri componenti del partito Basile d'Albano. Questi ultimi due, con il segretario provinciale in una nota, hanno spiegato che il comune di Eboli ha il 15% della popolazione censita composta da immigrati regolari, ma ci sono anche migliaia di clandestini presenti sul territorio, senza contare tutti quelli, e sono numerosissimi, presenti lungo la fascia costiera e in altre zone della provincia. È un problema che non si vuole risolvere, questo degli immigrati, dicono ancora i rappresentanti della Lega, anche perché i cittadini sono esasperati, organizzano ronde di controllo perché sono in aumento prostituzione, spaccio di droga, reati predatori, senza contare la possibile presenza di eventuali terroristi. Ci vuole l'esercito, hanno scritto ancora. Ultimamente, poi concludono, i rappresentanti della Lega sono stati stanziati anche 30 milioni di euro per dare occupazione e formazione a 10.000 immigrati, permettendo ai comuni di sforare il tetto di spesa alla faccia delle migliaia di disoccupati campani. Anche il PD, però, è contro l'arrivo di nuovi immigrati e della realizzazione di organizzare strutture per ospitarli, in particolare nelle zone di Santa Cecilia, Papa Leone, Cioffi e Campolongo. Una scelta a cui ci siamo opposti già da anni, riferiscono i referenti del PD di Eboli. I residenti delle periferie non chiedono carcere o l'arrivo di altri profughi, ma più sicurezza e maggiore controllo del territorio. Si parla di autorizzazione della Prefettura di Salerno all'apertura di 10 nuovi centri. I cittadini chiedono aiuto alle istituzioni per scongiurare questa scelta, perché se realizzata potrebbe portare anche ad una protesta, a scendere in strada per tutti i cittadini, occupando anche le aule consiliari dei comuni interessati e gli uffici della prefettura.